Benvenuti, buongiorno. Questa è la sezione numero 4 della lezione numero 2. La sezione 4, chiedere e dire l'indirizzo. Vediamo come chiedere e dire l'indirizzo. La sezione di dialogo è questa. Dove abiti? Abito a Roma. E qual è il tuo indirizzo? Il mio indirizzo è bla bla bla, vicino. Vediamo come chiedere e dire dove si abita. A dice, dove abiti? Abito a Roma. Dove? A Roma. Dove abiti? Abito a Roma. Come funziona? A dice dove? Verbo abitare. Dove abiti? Dove abiti? B risponde, verbo abitare, a città. Abito a Roma. Abito a Roma. Dove abiti? Abito a Roma. Ora, vediamo come si chiede dove si abita. Chiedere dove si abita. Abiti a Palermo? Abiti in Italia? Abiti in Europa? Dove abiti? Dove abiti? Abiti a Palermo? Abiti in Italia? Abiti in Europa? Dove abiti? Vediamo, per rispondere ci serve il verbo abitare. Il verbo abitare è questo. Io abito a Milano. Tu dove abiti? Tu abiti a Firenze? Sì, io abito a Firenze. Tu abiti in Irlanda? No, non abito in Irlanda. Abito in Scozia, a Glasgow. Abito? Abiti. Io abito, tu abiti. Ora, vediamo come invece chiedere e dire l'indirizzo. L'indirizzo, parliamo di indirizzo. Qual è il tuo indirizzo? Il mio indirizzo è via Tiburtina 15. Qual è il tuo indirizzo? Il mio indirizzo è via Tiburtina 15. Vediamo come chiedere e dire l'indirizzo. Qual più verbo essere più il tuo indirizzo. Qual è il tuo indirizzo? Qual è il tuo indirizzo? Il mio indirizzo, verbo essere, indirizzo. Il mio indirizzo è via Tiburtina 15, indirizzo. Vediamo ora, chiedere l'indirizzo, come si chiede e dire l'indirizzo. Il mio indirizzo è via Verdi 3. Il tuo indirizzo è via Gentile 5. Il mio indirizzo italiano è via Dante 8. Qual è il tuo indirizzo? Il mio indirizzo è via Verdi 3. Il tuo indirizzo è via Gentile 5. Il mio indirizzo italiano è via Dante 8. Qual è il tuo indirizzo? Molto bene. Ora fai gli esercizi di questa sezione sulla piattaforma. Esercizi 2.4. Grazie e arrivederci alla prossima sezione.